Stefano, ben ritrovato. Ciao, buonasera. Elegantissimo come sempre. Ti ringrazio. Sei l'unica che mi fai complimenti. Io vengo qui apposta per prendere il complimento tutte le settimane. I complimenti della Carlotta. Come stai? Tutto bene? Molto bene, ti ringrazio. Non sei solo. No, non sono solo, abbiamo un ospite in speciale come sempre, ce la è presenti. Molto speciale perché con Rock and Safe parliamo in modo alternativo della sicurezza proprio per diffondere la cultura della sicurezza e questo ci permette a livello nazionale di avere tutta una serie di interazioni. Paola Samoggia, che è l'ospite di oggi, è questa bellissima interazione, ma bellissimo è la vediamo suo... Benvenuta Paola. Ciao Paola. Ciao. È bellissimo il suo progetto, perché qui tutte le settimane parliamo di comunicazione e il suo progetto di cui ci parlerà è una comunicazione particolare che mette in campo più forme artistiche, quindi spettacolo, perché con lo spettacolo ci emozioniamo e con le emozioni magari riusciamo a cambiare un po' la testa a qualcuno. Ecco. Quindi Paola, direttrice artistica, compositrice, diplomata in pianoforte ed informatica, oggi ci parli del tuo progetto No Crash. Sì, volentieri. Il progetto è nato questa all'interno di Imagem, questa piccola società di produzioni multimediali che noi abbiamo a Bologna, e per dare un contributo diverso. A noi piace parlare di temi sociali che trattano le materie del mondo del lavoro e abbiamo realizzato durante il lockdown due cortometraggi di videodanza che parlano di sicurezza sul lavoro e abbiamo ottenuto grande riscontro, molto interesse. Abbiamo visto che questa forma d'arte, che passa un po' oltre le parole, passa un po' oltre una comunicazione più standard, soprattutto in questo settore c'è una comunicazione solitamente molto tecnica, insomma diciamo che questa nuova forma di comunicazione attira molto l'attenzione, piace, si sposa bene a tutto il resto che per l'amor del cielo è importantissimo, però è da affiancare, ecco, qualcosa di più. Quindi riguarda la sicurezza sul lavoro, a chi è rivolto? Allora, è rivolto a tutti. Sostanzialmente quello che noi cerchiamo di fare, ma come noi molti altri, tra quali anche Stefano e la sua trasmissione, il suo impegno, è quello di cercare di fare capire alle persone che la sicurezza sul lavoro è un problema di tutti, nel senso che è rivolto quindi a tutte le persone maggiorenni, diciamo così, minorenni forse ancora un po' presto, però i maggiorenni devono già iniziare a pensare che loro hanno bisogno di lavorare in una condizione di sicurezza, dove per sicurezza non si intende solo che una macchina non ti trituri, cosa che purtroppo abbiamo visto accadere molto, veramente troppo spesso, ma anche che ci sia la sicurezza interiore, cioè che una persona vada a lavorare in un ambiente dove ci si possa esprimere in tranquillità. Infatti queste foto sono quelle del set del secondo cortometraggio, dove si rende tramite una danzatrice donna proprio questo aspetto, cioè la parte interiore della non sicurezza e quindi lo stalking e tante altre cose, insomma, di cui abbiamo sentito parlare tante volte purtroppo in cronaca. Dato che siete un gruppo, da chi è composto il vostro team? Siamo tantissimi e ogni giorno che passa aggiungiamo nuove persone, perché il progetto fortunatamente piace e quindi siamo partiti che eravamo in due, cioè io che mi occupavo delle musiche e il mio socio, nonché marito, che si occupava della regia della parte video. Poi abbiamo coinvolto due danzatori, abbiamo coinvolto un'altra società di Bologna che ci fornisce ulteriori telecamere, droni, un fotografo di scena, abbiamo per l'ultimo cortometraggio coinvolto anche un falegname, un graffitista, una persona che ci supporta e ci aiuta alla promozione all'estero, insomma siamo veramente tantissimi, quasi 20 persone hanno contribuito all'ultimo cortometraggio di 2 minuti, quindi siamo tanti e questo è molto bello perché vuol dire che le persone sono sensibili e si spendono volentieri. Paola, le cose da dire sono ancora tantissime, ma adesso mi tocca interromperti, tanto ci torniamo più tardi. Grazie mille. Grazie anche a te Stefano, quindi. Beh, ci vediamo dopo. A dopo. Stefano, quindi,
Beh, sono affascinato dalla storia, insomma, dei miei compagni di studio, bellissima, anche di rivalsa di fronte a volte, insomma, alle sfide che ci mette di fronte alla vita, quindi complimenti. Grazie. Veramente. E tornando a parlare dei nostri temi, che comunque sono molto, molto vicini, perché cerchiamo di portare un messaggio positivo alle persone. Parliamo sempre di sicurezza, lavoro. Di passione per la vita, perché poi le passioni, quando prese con impegno, ci portano a tanti risultati. E Paola Samoggia ci stava parlando del suo progetto No Crash, ma prima di darle la parola, in che termini questo progetto può essere anche un progetto rock? Beh, di sicuro sovverte, noi quando parliamo di rock è perché parliamo di un qualcosa che sovverte i classici schemi, quindi se tutti noi quando sentiamo parlare di sicurezza parliamo di regole, parliamo di corsi abbastanza noiosi, beh, se l'alternativa è un cortometraggio con delle musiche splendide, degli artisti, dei ballerini fantastici, una coreografia veramente... Ecco, questo è rock, cioè è fuori da ogni schema. Paola, quindi, ma fino ad oggi quali sono state le vostre esperienze e le vostre iniziative? Noi ad oggi il progetto più grosso, tante piccole ovviamente, ma il progetto più grosso che abbiamo fatto era di una natura completamente diversa come linguaggio, però contenuti molto simili, infatti da lì siamo partiti. Noi abbiamo realizzato nel 2019, siamo andati in scena con un'opera lirica scritta da me, quindi organico classico, cantanti che cantano insomma in modo abbastanza classico, che parlava del sogno del premio Nobel per la pace Muhammad Yunus di segregare la povertà nei musei. E il bello di questo suo sogno era che lui lo fa puntando sul lavoro, cioè lui pensa al lavoro come l'unica cosa, l'unica strada per togliere la povertà dal mondo. E da questo progetto noi siamo partiti per pensare invece al successivo. Quando ci siamo trovati all'inizio del lockdown, abbiamo iniziato a pensare come si sarebbe trasformato il mondo del lavoro in una questione di crisi, crisi economica mondiale, e quindi abbiamo deciso di girare il primo cortometraggio in un ambiente industriale fatiscente e distrutto, con un protagonista maschile che è questo Giuseppe Spinelli che vedete nelle immagini. Ed è stata un'esperienza molto bella, molto, molto interessante. Poi dopo abbiamo realizzato anche il secondo cortometraggio con una protagonista invece femminile, per rendere invece anche la parte interiore, e infatti abbiamo costruito una scatola di legno e l'abbiamo fatta danzare lì dentro, dove la fabbrica in questo caso veniva rappresentata da questi graffiti in gesso che con la coreografia vengono eliminati. E noi ci sentiamo molto rock con questo progetto sì, perché è rottura nel mondo della musica classica da cui veniamo noi. Parlare di un progetto dove la colonna sonora è costruita sull'audio di una fabbrica di ventose nel primo caso, ecco, o su dei suoni di cantiere come il secondo, è per noi dirompente, quindi molto molto bello, insomma, molto di rottura. Molto. Invece, per quanto riguarda la video installazione, se così possiamo chiamarla, ecco, l'aspetto creativo di progettazione del videoclip, come è andata, ce ne parli? Noi abbiamo costruito questi due cortometraggi da 2 minuti l'uno, proprio pensandoli, oltre che da social, ma anche come intermezzo in questi convegni molto tecnici e molto strutturati, quindi per dare una botta emotiva, diciamo così, all'ambiente, cosa che effettivamente ha funzionato, perché li abbiamo presentati in una montagna di situazioni, abbiamo avuto più di 50 proiezioni anche internazionali, poi film festival eccetera. L'installazione si chiama Dittico Risonante, pensando all'immagine del dittico rinascimentale, quindi a due immaginette che ci si portava dietro con raffigurazioni notoriamente sacre, e messe una a fianco all'altra per buttare lo spettatore dentro un determinato tema. Il nostro dittico è questo, cioè due schermi molto grandi affiancati uno all'altro che vanno in loop con i due cortometraggi. Benissimo, grazie Paola anche per ora, ci torniamo più tardi. Grazie. Stefano.
A dopo. A dopo. Stefano, rieccoci qua. Bene, bellissima puntata oggi. Molto bella. Con tanti begli esempi e insomma questo fa onore a tutta la trasmissione, gli autori. E io sono felicissimo di far parte di puntate del genere. E quindi grazie, tornando alla nostra di ospite, le sue iniziative sono importanti anche perché un po' anche come del resto Rock and Safe, l'abbiamo detto più volte, noi lavoriamo non solo con gli adulti ma facciamo tanta divulgazione anche sui giovani perché crediamo tantissimo nella contaminazione di quelle sono le future generazioni. E quindi, anzi Paola, ora ridandoti la parola, lo sai che io ti lancio l'invito a fare un qualche cosa insieme, a scombussolare un po' i piani di chi... Ma certo che sì, perché queste collaborazioni funzionano e anche tanto bene, quindi quali sono questi progetti futuri? Sì, noi siccome non vogliamo farci mancare nulla, ci piace molto, ci divertiamo, anche parlando di un tema difficile, però bisogna portare anche un po' di innovazione, di voglia di stupire, di collaborare, di creare sinergia. Quindi con Stefano ci siamo trovati tantissimo e abbiamo, noi per i prossimi mesi continueremo naturalmente la nostra campagna proponendo il cortometraggio all'interno di tutta una serie di situazioni, però stiamo creando anche uno spettacolo che speravamo di proporre per l'estate, ma invece lo proporremo un pochino più avanti perché abbiamo avuto tutta una serie di problemi operativi, ma uno spettacolo dove dal vivo riusciremo a coinvolgere ancora di più, speriamo, le persone e portare questo tema in modo sempre più rock. Vogliamo naturalmente coinvolgere anche Rock and Safe perché ci piace moltissimo come format, ci piace l'idea di allargarlo e ci piace l'idea di contribuire a creare una cultura più ampia, una cultura dove parlare di sicurezza sia normale, non come adesso che ci sentiamo un po' al di fuori di quelli che sono gli argomenti tradizionali, insomma. E quindi noi ci mettiamo tutti assieme per dare un messaggio veramente molto diverso e molto profondo, d'impatto, diciamo così. Quindi stiamo facendo dei discorsi e speriamo di poter ritornare presto anche qui da voi a parlare, lanciando delle date, degli eventi, insomma, perché è importante parlare moltissimo del tema della sicurezza sul lavoro. Tornando su Rock and Safe, se c'è una cosa che fa il nostro Stefano è proprio quella di arricchire. Ma questo io lo faccio divertendomi, lo faccio con passione. Lo dico io. ti ringrazio e mi fa piacere che ci siano poi tante persone. Te lo stai dimostrando settimana dopo settimana. Sul magazine, non solo, anche qui i tanti ospiti che vogliono sposare questo progetto e quindi prestano, insomma, a volte la loro anche arte, perché insomma abbiamo anche tanti artisti, musicisti, però insomma finisce che spoilero delle cose che invece diremo in futuro. Però qua da si può tutto, lo sai, vero? Sì. Dobbiamo. Sarà lo farò l'annuncio quindi qui proprio a Tadà. Benissimo. Paola, ripetiamo qual è il vostro approccio con i più giovani? Con i più giovani è quello di fargli capire che la sicurezza non è scontata, va ricercata, va salvaguardata, va richiesta, va pretesa e deve diventare un elemento di normalità per loro in una società considerata civile. Quindi loro devono capire che c'è qualcuno che sta lottando con loro, per loro, devono avere delle istituzioni a cui rivolgersi e devono emozionarsi davanti a chi prova a farne un'arte in modo da supportare anche il loro futuro. La sicurezza è un'opera d'arte, con te parliamo anche di arte e quello che facciamo è cercare di avvicinare i giovani anche a quest'altro tipo di linguaggio universale che è anche la musica, Stefano. Beh, qualsiasi forma artistica è comunicazione, una comunicazione particolare perché poi l'artista comunica le proprie emozioni, il proprio modo di vedere la vita, il mondo, quindi parlando di vita stiamo parlando appunto di salute e di sicurezza e è questo il connubio che noi cerchiamo di mettere poi a galla attraverso Rock and Safe. Paola, grazie per essere stata con noi, a presto, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, grazie tantissimo e complimenti. Grazie. Stefano, grazie come sempre. Ci vediamo la prossima settimana. Appuntamento quindi alla prossima settimana. Grazie. Ciao. Stefano, davvero.